Sindaco Alfieri, grande successo di pubblico anche per la terza edizione della Notte Blu ad Agropoli. Tantissime persone, cittadini ma anche e soprattutto turisti che sono venuti qui questa sera per assistere a questa grande manifestazione. Sì, il successo della serata ormai è un dato di fatto. Ovviamente l'occasione per festeggiare l'ennesima consegna della bandiera blu, che è un traguardo, un riconoscimento importante, ma io dico è un pezzo delle cose positive della nostra città, una città che cresce, che migliora, che si lega al turismo per tutto l'anno, non legato soltanto al mare o alle poche settimane estive, una città che si muove con grande sinergia e con grande velocità e con grande determinazione. Ormai anche la gente incomincia a pensare che il turismo non è soltanto quel settore che poteva rappresentare l'economia d'Agropoli, ma è una realtà. Il fatto che ci siano più che raddoppiate le strutture ricettive, quindi i posti letto, le tantissime attività che ci sono, le tantissime presenze anche di stranieri per il castello, per il museo, il porto, la questione del centro escursione e visite, quindi il turismo naturalistico di Trentova, l'enogastronomia con le cantine aperte. Abbiamo fatto tanto e i risultati si stanno vedendo. Ovviamente c'è tanto da fare, ma siamo sulla buona strada. Assessore La Porta, grande successo per la terza edizione della Notte Blu ad Agropoli. Questa sera tantissimi stabilimenti balneari di Agropoli sono stati insigniti della 14ª bandiera blu, a dimostrazione dell'impegno profuso per la città di Agropoli. Sì, buonasera a tutti. 11 anni di bandiera blu, 14 assegnazioni negli anni, la bandiera blu istituita nel 1987, Agropoli è presente già da parecchi anni. Grande successo stasera di partecipazione di tanta gente, è una bellissima soddisfazione per noi che lavoriamo tutti i giorni affinché tutto questo si possa avverarsi. Fabio, una serata davvero intensa, tu giustamente sei stato colui che ha animato per l'appunto questa terza edizione, allora facciamo un bilancio, com'è andata? Questa è una scusa, nel senso che si approfitta del fatto che per l'ennesima volta Agropoli gli è stato dato questo riconoscimento e noi festeggiamo non soltanto la bandiera blu, ma il fatto che comunque accogliamo quella gran parte di turisti che è iniziata ad affluire nel nostro paese, quindi l'accogliamo nel migliore dei modi. E che cosa succede? Che questa sera abbiamo pensato ad uno spettacolo, più che altro non io ma il direttore artistico, ha pensato di fare uno spettacolo qui sul palco centrale dove ci siano presenti tutti gli artisti, sia nazionali che internazionali, ma come cover ufficiali. Voglio dire, sono personaggi che vengono dal mondo della televisione, sia da Mediaset che dalla Rai, e quindi sono persone che non sono improvvisate, sono dei personaggi che lavorano proprio con la musica, ed è stato pensato di fare un concerto del genere, quindi per questo c'è il Dino Zero in Friends, dove gli amici cantano, si divertono e danno spettacolo su questo palco insieme a quello che è il mattatore vero e proprio che ha organizzato poi questa serata. Diciamo che anche la scusa per avere la personalità di Fabio Bacco sul palco. Questa è una scusa. Ah, poi posso approfittare del mezzo, visto che da un po' che non mi si vede in TV, posso approfittare del mezzo? Certo, per te è sempre a disposizione il nostro mezzo. Allora, io voglio approfittare di questa cosa per dire a quelle persone che mi fermano, mi chiamano, mi contattano, perché non c'è Video Ricordi che si è preso una pausa di riflessione. Allora, Video Ricordi ritornerà tra poco, ho avuto dei miei problemi personali, voglio dire, però queste sono cose che possono capitare, incidenti di percorso. Ritorneremo, quindi fatevi vedere un po' in giro dappertutto, perché ritorneremo con le nostre telecamere a spaziare soprattutto nei vostri ricordi musicali.